ahí atrás los balones, ya qué es eso, ¿Qué es eso, ya vi. Sí, listo. Estamos en, en Facebook. Vamos a esperar unos segundos. Hola, profesora. Buenas tardes. En Hola, lo, Iván. Buenas tardes. Gracias. En lo que se conecta a la gente y en lo que comparto, nada más que nos dé un minuto el profe Mondón y lo presentamos y, y le damos mientras pueden, pueden platicar. No hay problema. <laughs> Maurizio, intanto che, che si connetta al Facebook, Livan, come, come va l'affare delle palestre? Sono aperte adesso? Sono chiuse? Con questa sì, cosa... sì, è aperto? Io aperto. sto facendo clinic in giro in Italia. Non mi sono ancora spostato in Europa perché ci sono dei problemi a spostarsi dall'Italia nel resto d'Europa. Quindi dovevo fare un clinic in Marocco ma non si può entrare in Marocco dall'Italia e quindi non lo faccio. Però oggi, ad esempio, sono stato a Milano a fare le tesi, cioè abbiamo fatto le tesi in presenza e anche le lezioni sono in presenza. Che sta facendo clinics, questo però per muoversi sta difficile, per lo di... che tenia cose per essere in Marocco, se non lo dejavano entrare. Ma non capisco, Marocco non ti fa entrare oppure è un problema poi rientrare in Italia? No, no, il Marocco non accetta nessuno che arriva dall'Italia. Madonna Santa, ma dove siamo arrivati? Ma non solo in Marocco, eh? ad esempio se io voglio andare in Slovenia no, non vogliono, quindi <ride> è così, anche perché tra l'altro loro hanno più Covid che l'Italia, eh? quindi... Non si capisce perché. Bah, non lo so, sarà una questione politica, penso, insomma. Uh, sono andato giù in aereo a Napoli a fare un clinic, eh? mi avranno controllato il Green Pass 200 volte. Oh. Dopo, in palestra, dopo in palestra fai lezione senza mascherina. Sì. Cioè una roba... Vabbè, sì, 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 sì. Difficile. Tema difficile. Sì, 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 una pazzia. Non fa logica niente. Ma anche le è. partite. Domenica sono andato a vedere la Serie A1 eh, Vanoli Virtus Bologna. Eh, C'erano 3.000 persone. Insomma... Cioè, sono, andato al calcio calcio pure, a... sì. sono andato al calcio. Eh, anche lì eh, sì, c'è l'obbligo della mascherina anche se sei all'aperto. pero, insomma, anche, ecco, un po' a scuola, un po' a scuola. Se dos o tres studenti sono eh, in COVID, eh, fanno lezione a casa. A Qué terrible, que te controlan le Green Pass por todos lados, que viajó a Nápoles y le pidieron 300 veces el control que te hacen con el código QR en el teléfono. Però che después in las canchia pues, si entrena normale, nadie trae barbijo, entonces è una locura. ¿no? Adesso domenica, sabato e domenica sono a Roma, eh, eh, però vado giù in treno, vado giù in treno che è molto più facile arrivare. Fai il Frecciarossa? No, Italo, che è l'altra ah, compagnia. Sì. Perché il Frecciarossa parte da Milano, invece Italo parte da Reggio Emilia, io vado in macchina a Reggio Emilia, lascio la macchina in parcheggio e poi prendo il treno. Se va a Roma en unos trenes rápidos que hay, padrísimos. Iván, ¿estás yeah. listo? Estamos parados, estamos justo, estamos parados. Justo, justo, justo. Just bueno, vamos a arrancar. Yo mientras voy saludando a la gente que ya, que ya está conectada con nosotros esta tarde. Este, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes aquí a Facu, al profesor Mauricio, a la profesora Patti que nos está acompañando el día de hoy. Este, bueno, vamos a empezar la charla de esta de esta tarde, eh, la última del, del año del conversatorio. Tendremos una en la noche, pero es más para cerrar, para despedirnos, no es nada 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 serio como como esta charla, ¿no? Con el profe Mauricio. Que bueno, creo que todo el mundo sabemos quién es el profe Mauricio Mondoni. Yo creo que todos los que en algún momento hemos entrenado niños, seguramente tuvimos que haber leído o tener alguna referencia de algún trabajo suyo, porque no hay manera de no de no hacerlo si no entrenan niños. Y pues yo creo que basta con decir que es a nivel mundial el referente del mini ¿no? Maestro de maestros. Para nosotros es un gusto siempre poder platicar con él. Nos gusta más recibirlo en, en, en Oaxaca que, que vernos por la pantalla, pero bueno, la situación es así y esperamos que pronto pueda venir a México con nosotros. Bueno, de hecho va a tener que venir pronto, ya daremos información más adelante. Pero bueno, pues gracias, profe Mauricio. este, Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y a la hora que usted guste podemos arrancar la charla de hoy. Tú, tu amarillo bene bueno, En tanto, buenas buenas tardes, justo. El argumento de hoy es el mini basket y los juegos simplificados, como si puede ver de la... dalla prima slide. Eh, tra l'altro eh, ho preso una frase che mi piace molto, eh, che vorrei così commentare un attimo, eh, cioè con troppa frequenza diamo ai nostri bambini soluzioni da ricordare piuttosto che problemi da risolvere. Quindi uno dei primi problemi è presentare problemi da risolvere. Perfecto, hoy vamos a presentar esto, los ejercicios y juegos simplificados en mini-basket. Eh, y el profesor leyó esta frase que pone de Lewin, que con demasiada frecuencia les damos eh, soluciones para memorizar, en cambio que problemas para resolver. Seguramente, eh, como premisa, eh, el bambino prefiere ser estimulado. O sea, no debemos, dobbiamo... ahora hago un ejemplo, Io non dico a un bambino palleggia all'inizio, ma magari gli dico cosa puoi fare con la palla. Quindi parto da quello che sa fare lui, non da quello che io voglia che lui faccia. Eh, la premessa importante che recalca il professore è che il bambino preferisce essere stimolato anziché insegnato. E l'esempio che pone è che eh, se hai un bambino e un pallone, invece che n'hai nada más dirgli bota il pallone, le, le pone los ejemplos de lo que se puede hacer con el balón para poder arrancar de lo que el niño puede hacer y no de lo que el profe le quiere enseñar. Cioè, i bambini eh, sono creativi, no? Possono anche fare degli errori. Quindi noi non dobbiamo punire perché fanno degli errori, ma sicuramente l'errore è eh, importante perché sì, possiamo avere il bambino che commette poquísimos errores o addirittura un niño que no comete errores pero muchos niños cometen errores y entonces se si llama aprendizaje por errores eh, Los niños eh, son muy creativos evidentemente en esta creatividad van a cometer errores no hay que desesperarse hay que entender que esto es así habrá niños que cometen más errores, niños que cometen menos pero todo esto es el aprendizaje por error eh, No estoy aquí a dar la definición de minibasket, en Eh, sottolineo alcune eh, parti importanti che cos'è il mini basket? sicuramente non è la pallacanestro in miniatura questo è il primo punto più importante punto uno che pone il profe è che il mini basket non è il mini basket non è il basket degli adulti in miniatura è altra cosa che si chiama minibasket. è un gioco è un gioco dove i bambini devono divertirsi è un gioco dei bambini, non è il gioco dell'istruttore. È un gioco dove i bambini devono divertirsi, è un gioco dove i bambini si sviluppano, non è il gioco dell'istruttore, è il gioco dei bambini. Sicuramente il mini basket eh, ha bisogno di bambini intelligenti, non di bambini che ripetono sempre le stesse cose. Cioè... Eh, il, Tú propone una situación da resolver, el bambino la resuelve, pero depende de cómo le resuelve en relación a la propia experiencia. Eh, evidentemente necesitamos niños inteligentes, no niños que nada más obedezcan, niños robots. Eh, lo que hay que proponerle al niño es una dificultad, un problema para que el niño lo resuelva y va a resolver esas situaciones basado en su propia experiencia. Eh, questa foto è una foto a un clinic a Malta, eh, che abbiamo lavorato con dei bambini piccolissimi eh, che hanno dimostrato una creatività incredibile giocando con i cerchi. Cioè io ho dato in mano un cerchio a ogni bambino e questi hanno inventato loro che cosa dovevamo fare a lezione. Bellissimo. Dice el profe que esta foto es de una clínica que acaba de dar en Malta con unos niños muy pequeños se ve aquí deben tener seis años por ahí le dio a cada niño un aro y la clase fue arrancando de qué inventaba cada niño con con esos aros. Lo stesso lavoro l'abbiamo fatto con i palloncini i palloncini adeglio eh, tra l'altro un grande lavoro sulle proprio eccezione delle dita quindi abbiamo giocato con i palloncini toccando con las manos, con el capo, con el ginocchio, con los piedi, el palloncino, y e ogni volta que, ad esempio, tocaba el capo, esto es el capo, estas son las manos, estas son las gambe. O sea, partiti partidos de la conocencia del propio corpo. También trabajaron con globos, con globitos, en donde fue muy rico el trabajo de propiocepción con las manos. Entonces, tenían que tocar con la cabeza, con las manos, con las rodillas, con los codos, y mencionar la parte del cuerpo con la que se estaba trabajando, cosa que para niños de esta edad. Puoi essere anche un lavoro di conoscimento. Allora, io è da, da due anni, quindi sono due anni che non vengo in Messico, tra l'altro. Quindi, eh, eh, sono due anni di vuoto messicano. Mi manca Oaxaca, <ride> mi manca Montalbán, mi manca eh, la piramide dove sono andato. Da patti mi, mi manca, il Messico è uno degli stati più belli che io abbia mai visitato e poi ci sono delle belle persone. Questo è sicuramente un regalo che voglio farvi durante il periodo natalizio, quindi nell'augurarvi anche un buon Natale dico che io quando vengo in Messico rinasco come persona. Liz, hombre Iba a arrancar diciendo algo hace dos años y se le cruzó, que se acordó que hace dos años que no viene a México, que uh -huh. dice que está, está vacío de México. Entonces empezó a acordar de Monte Albán, de los lugares donde la ha llevado, Pati, que, que la llevó también a subir la, la pirámide allá a Puebla, etcétera. Que bueno, que en este momento de Navidad es un abrazo que nos manda, un recuerdo, y que él es un enamorado de México, que es de los lugares más bellos que haya visto en, en todos sus viajes, que hizo mucho. Ahora, la nueva propuesta... Uh, è un nuovo tipo di mini basket. Io uh, non rinnego niente di quello che ho fatto prima. Bueno, questa è es una nuova proposta di quello che io creo che hai che fare con il basket, siendo che non reniego di nada di quello che hai fatto nel passato. Allora, la proposta è la seguente: dopo dei clinic che ho fatto in Croazia, Slovenia, Macedonia, Austria e Portogallo. Tutto so, questo è es un resumen delle cliniche eh, che pudo dare in Croazia, in Eslovenia, in Macedonia, l'ultima che cos'era? Monte Carlo? Quindi, eh, la prima tappa è 6-7 anni, dove i bambini devono giocare a tutto. La prima etapa è 6-7 anni, e qui i bambini devono giocare a tutto. Quindi, con tutti i tipi di palle e palloni, con tutti i tipi di spazio e di tempo. Por eh, ejemplo, en eh, Eslovenia, fanno mountain bike, fanno eh, arrampicata, fanno orienteering, fanno nuoto, fanno atlética, entonces fanno todo. Por ejemplo, en Eslovenia, eh, los niños, eh, no solo en los campamentos, sino como las actividades de estas edades que estamos hablando, hacen van en bicicleta, hacen trepada de, con, con cuerdas, eh, hacen natación, este, una multiplicidad de actividades. Sì, sicuramente giocano con palle e palloni di diverso tipo, quindi giocano con il pallone da rugby, con le palline da tennis, con il pallone da basket, con il pallone da volley e quant'altro. Ma è quello che è più importante è che provano a fare tutto, quindi non c'è una specializzazione precoce. Eh, per supuesto, también trabajan con pelotas de todo tipo, de rugby, de fútbol, de volley, de tennis, de todo, e eh, haciendo todo no hay una... Eh, eh, non no, no stimolano tempranamente eh, la tecnificazione, allora, avendo avuto, pre avendo avuto la possibilità poi di andare in Francia a vedere eh, da un mio amico che era segretario della Federazione Francese di Basket, Frédéric Junier, ho visto che nella scuola primaria, loro, nei primi due anni, 6, 7, 8 anni, Fanno un gioco che si chiama baby basket. In uno dei los viajes che él hizo in Francia con un amico suyo, Frédéric Gignet, él pudo vedere che nella primaria, in los años della primaria, eh, giocavano una cosa che le decían baby basket. Allora, co cosa consiste questo, questo gioco? Sicuramente non c'è un campo con due canestri. Allora, in che consiste questo gioco? La prima cosa, non hai una cancha con due canastas. Il campo è un campo, un cerchio, quindi in un campo di basket ci sono due campi da baby basket, quindi due cerchi grandi, 14x15. Diciamo che occupano ogni media cancha, per la zona del tiro libero pone questo solo aro e entonces in en una cancha di basket hai due canchas di baby basket. In mezzo al cerchio c'è cioè un canestro senza tabellone. E eh, lo che è? È un palo con un aro però sin tablero, in modo che tutti possano tirare da tutte le posizioni. E quindi tutti possono tirare da tutte le posizioni. Quindi possono correre, palleggiare, passare, al massimo si può giocare tre contro tre, e le partite sono a tempo o a punti, però tutti devono giocare, le squadre sono miste. Se, todos pueden jugar, todos pueden tirar de todos lados. Se puede jugar por puntos o por tiempo. Y los equipos son mixtos. La Federación Francesa ha dotado todas las escuelas elementales de canastas y balones que son un poco más ligeros que los del mini basket y de maglie cappellini y gadgets. Y entonces la Federación Francesa de Básquet dotó a todas las primarias del país de estos aritos, pelotas de básquet. Les dan sus Playerita, scaciuccia e tutto tipo di de gadget deposita de spara. Un'altra cosa importante è che eh, questo baby basket qua eh, ha preso piede nella scuola perché non è tecnico, quindi si può anche fare degli errori. Quindi, ad esempio, i bambini piccoli possono anche eh, sbagliare a palleggiare, possono sbagliare a tirare, però è un divertimento, non è sicuramente un insegnamento tecnico della pallacanestro. Y eh, tomó mucho pie esta actividad porque no está tecnificada. Entonces los niños pueden cometer errores, pueden hacer violas, pueden a lo mejor no votar bien, pero seguramente se divierten. Y todos los juegos que se pueden enseñar a esta edad son juegos muy simples, así que se llaman juegos simplificados. dove il bambino impara a palleggiare, non so, con la mano, col pugno, col gomito, eh, impara a tirare a due mani, a una mano, da sotto, da in piedi, da in ginocchio, da seduto, impara a passare la palla in tanti modi. Quindi eh, i fondamentali sono insegnati in forma semplificata. Eh, in queste età evidentemente ciò che si può insegnare è molto semplice, in effetti i giochi si chiamano giochi semplificati. y entonces hay una variedad de cosas para hacer. Pueden votar con la mano, con el puño, con el codo, pueden tirar de arrodillados, de sentados, de recostados. Eh, en fin, tratar de tener la mayor cantidad de experiencia posible. Quindi tenían presente, quindi allora 6-7 anni l'unica cosa che assomiglia un po' al mini basket è il baby basket, ma il discorso importante è la multilateralità e la polisportividad. Entonces, lo más eh, parecido al básquet para los 6-7 años es este baby básquet, en donde lo más importante es la multilateralidad y la polideportividad, es decir, todos todo los deportes y cosas que se ponen. Y luego llegamos a 8 años. A 8 años, el objetivo es llegar a hacer jugar a los niños 3 contra 3 en un metacampo. Estén atentos a lo que estoy diciendo. El campo es 28, quindi 14 por 15 con dos canestres uno fijo y e uno posible con las rotelle. entonces ya a los 8 años el objetivo sería que los niños pudieran jugar un 3 contra 3 en media cancha es decir los 28 que tienen la cancha lo partimos a la mitad 14 entonces podrían jugar en un aro con ruedas que se mueva a la mitad de la cancha y el otro aro fijo este a su altura también eh, esto es importante también aquí eh, teníamos presente que los niños pequeños Eh, si stancano a correre per 28 metri avanti e indietro perché eh, dal punto di vista fisiologico c'è un carico di lavoro eccessivo e quindi ci sono dei momenti, troppi momenti di pausa. Invece in un campo 14x15 c'è più spazio a disposizione e meno impegno dal punto di vista fisiologico. Eh, por supuesto, también esto es para recortar la distancia, porque a estas edades de recorrer los 28 eh, metros que tiene la cancha es demasiado, hay una carga fisiológica demasiado elevada. En cambio, reduciéndose el espacio, eh, las distancias y los tiempos son a su medida. Y aquí, el objetivo, dicevo, es 3 contro 3 en forma libera: eh, no ci sono ruoli, se dan solo ideas sencillas Ecco, anche qua le idee semplificate. Cioè, cosa vuol dire? Sicuramente eh, con questi bambini di otto anni, io insegno quattro regole. Quattro regole. Che, prima, con questi eh, con estos niños, per supuesto, non hai roles, e eh, il profe, soprattutto, les insegna queste quattro regole che nos va a dire. La prima regola è non puoi camminare e correre con la palla in mano, quindi devi palleggiare con una mano sola. No, la primera regla es no correr con la mano en las manos. Tienes que votar con una sola mano para desplazarte. La segunda regla es no puedes jugar solo, más debes jugar con los La segunda regla es que no puedes jugar solo, sino que tienes que jugar con los compañeros. La tercera regla es debe tirar en el canestro adversario. Tercera regla, tirar en la canasta adversario. Y la cuarta es la defensa. Y la cuarta es la defensa. Pero no es la difesa del canestro, quindi no insegno gli scivolamenti defensivos. Segundo me, la difesa parte dall'attacco, es decir, si hay la palla en mano, la primera cosa que devi hacer es defenderla. Si te la portan via, cerca de recuperarla, si no ci riesci, difende el canestro. Y la idea de defensa que él les mete en la cabeza no es, por supuesto, defender su canasta haciendo deslizamientos, sino que la defensa comienza en el ataque. Es decir, cuando el niño tiene la pelota en sus manos, tiene que procurar que no se la quiten. E nel caso di Se la chiede, immediatamente a recuperarla. E, e questo, anche qua si possono fare delle partite di tre contro tre in un campo grande, quindi due squadre che si incontrano tra di loro, anche qui a tempo a punti, squadre maschili, femminili o miste. Pallone eh, numero 5, quindi pallone a mini -basket. Quindi, qui già se podrían fare encuentros entre equipi, sempre 3 contra 3, con il valore numero 5, in eh, las canchas di questa medida. Il aro bajo a 2,60. Poi andiamo avanti in questa programmazione, quindi abbiamo visto 6, 7, 8, arriviamo a 9, 10. Quindi, immaginando che abbiano già fatto 3 anni di, di, di lavoro. Entonces llegamos a los 9, 10 años y nos imaginamos que este niño de 9 años ya tiene 3 años de trabajo en las espaldas, o sea, ya hizo lo que dijo el profe antes. Y entonces el objetivo a 9, 10 años es de llegar a jugar 5 contra 5 en forma libera a todo campo. Y entonces, ahora sí, en la cancha completa, con los aros bajos y la bola chica, estos niños de 9, 10 años pueden tener como objetivo llegar a jugar un 5 contra 5 de manera libre. Quindi, se prima abbiamo dato quattro regole, da queste quattro regole estrapoliamo i fondamentali: palleggio, passaggio, smarcamento, tiro e difesa. E quindi insegniamo i fondamentali, sempre semplificati. E quindi, di queste quattro regole que che vimos prima, possiamo iniziare a desprendere i fondamentali: passare, votare, desmarcarci, difender, e. Eh... Claro que todos estos fundamentos van a ser eh, explicados de manera simplificada. Pero Ma la cosa más importante es que el instructor debe conocer bien los fundamentales. porque si no conoce los fundamentos, me saber cómo hace enseñarlos. Entonces es muy importante que el instructor, el profe, conozca los fundamentos. Si no conoce bien los fundamentos, va a ser muy difícil que los pueda enseñar. Entonces debe conocer los fundamentales, debe saber corregir, debe ver dónde hay los errores. Y debe también pensar que no todos los aunque sean la misma edad, tienen experiencias, porque la cronológica no corresponde más a la edad biológica. Y entonces, este profe que conoce los fundamentos también tiene que saber dónde ver, qué es lo que tiene que corregir, y sobre todo entender que niños que, aunque tengan la misma edad, eh, no tienen las mismas experiencias, por lo tanto, no van a resolver de la misma manera. La edad cronológica y la edad biológica no son lo mismo. Quindi se a 9-10 anni si gioca 5 contro 5 in forma libera a tutto campo, a 11-12 anni si gioca 5 contro 5 in una forma più organizzata, dando delle idee di gioco. E entonces questi bambini hanno già fatto quello che ha detto il profe, ora già hanno 11-12 anni e allora l'obiettivo con i bambini che hanno fatto questa esperienza e già abbiano 11-12 anni è giocare 5 contro 5 in forma organizzata quindi i fondamentali devono essere perfezionati, la correzione da globale diventa un po' più analitica e le idee di gioco sono idee di gioco in attacco, idee di gioco che non sono gli schemi, eh? sono idee di gioco, tenendo presente che la difesa è a uomo, quindi non è ammessa, secondo me, la difesa a zona, né tantomeno i blocchi. Io non voglio difesa a zona. y bloque, yo voy solo defensa individual bueno, entonces lo que remarca el profe, sobre todo en estas edades, cuando se empieza a hacer este juego organizado eh, es algunas cosas de tener bien presentes, eh, sobre todo que no hay que defender a zona y que no hay que hacer pantallas, hay que tener una defensa personal y esa defensa personal a través del ataque hay que saber atacarla sin ocupar las pantallas o los famosos pick and roll como se diga Io chiamo lezione di mini basket anche se alleno le capacità motorie, però eh, quando io finisco una lezione eh, guardo bene i bambini negli occhi e magari mi faccio anche una domanda: si saranno divertiti questi bambini, eh, avrò insegnato loro qualcosa perché un buon istruttore deve porsi delle domande. Entonces, yo hago mis entrenamientos de minibásquet, pero sobre todo al final lo que hago es mirarlos a los ojos y tratar de interpretar si los niños se divirtieron, si aprendieron algo, porque mi deber como eh, entrenador de minibásquet es hacer que los niños aprendan y se diviertan. Eh, el problema, eh, yo no lavoro mai a minutos, lavoro por objetivos. Y eh, otro punto muy importante del profe es que no trabaja nunca. Por minutos, trabaja por objetivos, es decir, no está planteado el entrenamiento cuánto va a durar cada cosa, sino que tiene objetivos. sea, qué cosa voy a obtener en la primera parte de la lección, qué cosa voy a obtener en la parte central y qué cosa voy a obtener en la parte final de la lección. Y entonces los objetivos son qué quiero lograr en la parte inicial del entrenamiento, qué quiero lograr en la parte central del entrenamiento y qué quiero lograr en la parte final del entrenamiento. Eh, siccome l'argomento di oggi sono i giochi semplificati, eh, che cosa vuol dire gioco semplificato? E quindi, come l'argomento di oggi sono i giochi semplificati, e eh, bueno, vamos a tratar di un po' entender che sono i giochi semplificati. Sicuramente, nell'ultima fascia di età che va dai 10 ai 12 anni, io devo presentare. Yo devo presentare dei juegos semplici secondo me eh? y entonces aquí lo importante sería que en la última franja de edad que iría más o menos entre los 10 y los 12 años es donde tengo que empezar a presentar juegos simples. ¿Por qué son definiti semplificati primo per il numero ridotto di giocatori que giocano porque qué se llaman juegos simplificados primero por el número reducido de jugadores que participan Luego, por el campo, que es reducido. aquí hemos visto baby basket, metacampo y campo entero. Eh, segundo, por el tamaño de la cancha en donde se juega reducida. Ya vimos que en el, en el baby basket era más pequeña, después un poquito más grande en la otra franja, hasta la cancha completa. Luego, las reglas semplici simples. Entonces, hemos dado cuatro prima, Nel baby basket ni regole, poi cuatro regole, poi pian piano perfeccionamiento de las regole. Después, porque también las reglas son reducidas, ya vimos que en el baby basket no había ningún tipo de regla, después había nada más cuatro reglas, después hubo un poco más de atención a los fundamentos, después ya 11-12 se empieza a perfeccionar. Y e luego última parte, cioè, no presentar ejercicios, sino presentar problemas da resolver. Y la última, el último concepto para que sean estos juegos simplificados es que lo que hay que presentar son problemas para resolver, no ejercicios. Lo que queremos es presentarle problemas a los niños para que resuelvan. Pero la cosa, la cosa más importante es el método de enseñamiento. Y lo más importante de esto es el método de enseñanza que vas a ocupar. Son tantos métodos de enseñamiento, método global, método analítico. Eh... Io invece preferisco un metodo che si chiama metodo misto. Entre i molti eh, sistemi che hai in insegnanza, per esempio tra il globale e l'analitico, io prefiero occupare uno che lo denomino mixto. Adesso lo, lo spiego un attimo. Allora, io presento un gioco base all'inizio della lezione che potrebbe essere... Ad esempio, uno contra uno, o dos contra dos, o tres contra tres. Entonces, voy a explicar un poquito a qué me refiero con el método mixto. Yo, al inicio de mi lección, presento un juego base, que puede ser un uno contra uno, un dos contra dos, un tres contra tres. Y e faccio jugar a los niños. Y observo cómo juegan. Entonces, hago jugar a los niños, y lo que hago es observar cómo juegan. Y e seguramente. Eh... tra l'altro osservare è ben differente da guardare e vedere perché osservare vuol dire che tu devi conoscere bene i fondamentali devi sapere che errori stanno facendo e devi anche pensare che cosa dovrai fare per correggere gli errori e qui chiaro che osservare non è né vedere né mirar, perché quando sto osservando e conosco i fondamentali so dove sto vedendo e entonces che tipo di errori stanno commettendo e quindi so che è quello che voglio correggere quindi prima, fra, prima fase, gioco base, situazione globale, seconda parte, osservazione e vado ad osservare quello che i bambini sanno fare bene o non sanno fare bene o fanno male. Quindi ho questa prima fase in cui giocano, io osservo, questa è es una situazione di tipo globale e allora già vi che tipo di errori si commettono e vado a cercare di andare su quelle correzioni. E quindi se fanno bene una cosa eh, cercherò di consolidare quello che sanno fare bene, se non sanno fare bene una cosa, ad esempio il palleggio, cercherò di migliorare il palleggio, lo stesso dicasi per il passaggio, lo stesso dicasi per la difesa. Quindi, una vez che detecté qual è il maggior problema, voglio a un esercizio o un sviluppo di qualcosa, per esempio, che tenga a che vedere con il bote o con il tiro, con il passe, lo che abbia sido. Este, para regresar a lo global. Y entonces, si, por ejemplo, no saben palleggiar, farò un trabajo analítico sobre el palleggio, o, se non si no saben pasar, sobre el di conseguenza de sobre el smarcamento. Y entonces, por ejemplo, pasamos a la parte analítica, en donde, como ejemplo, si no sabían votar, puse un error, de unos, unos ejercicios analíticos de bote o de pase, y entonces, si estoy trabajando sobre el pase, también estoy trabajando sobre el desmarque. Se però, ad esempio, eh, non sanno difendere bene, non lavorerò sugli scivolamenti difensivi, ma lavorerò sull'equilibrio e sulla coordinazione. E quindi, se detecto, ad esempio, che non defienden bene, non voy a fare deslizamenti defensivi, sino che voy a fare trabajos sobre su equilibrio e su coordinazione. Quando ho finito questa fase analitica, ritorno alla fase iniziale, al gioco base e verifico se il lavoro che ho fatto ha portato dei miglioramenti. Quando finalizzo questa parte analitica, di esercizi specifici, regresso alla parte globale e entonces veo se estas cose si iniziano a incorporare in esa parte globale. Tenendo presente che questo lavoro non si fa solo in una lezione, ci vuole del tempo, no? Entonces, eh, será un trabajo de programación, no? definición de los objetivos. Haré una programación inicial y e trataré de aportar correcciones durante el año. Claro que todo esto no se hace en una lección y aquí viene parte de la programación. Tengo que saber cuántos entrenamientos, cómo los voy repartiendo, tratar de, de incorporar estas correcciones a lo largo de todo el proceso. Quindi si chiama misto perché parte da una fase iniziale che si chiama globale, c'è cioè una fase di osservazione, poi c'è una fase analitica e poi ritorno al gioco base e, e la verifica finale della bontà o meno del lavoro che ho fatto. E allora eh, lo chiamo metodo mixto perché iniziamo eh, con questa maniera globale, poi vamos alla parte di osservazione, poi vamos a questa de fase analitica e quando regresiamo alla parte globale tenemos che effettivamente vedere che di queste cose que che abbiamo lavorato funzionò e come funziona sicuramente devo conoscere degli esercizi ma non devo insegnare gli esercizi cioè, quello, che dire, quello che voglio dire non è che un buon istruttore se conosce 100 esercizi è un, è un bravo allenatore Lo que quiero decir es que sí, claro que hay que conocer muchos ejercicios, pero no porque conozca muchos ejercicios soy un buen entrenador. No es la cantidad de ejercicios lo que me hace o sea, Yo cuando presento un ejercicio debo saber por qué lo presento, a qué cosa sirve y qué efectos produce. Yo cuando presento un ejercicio tengo que saber eh, por qué presento este ejercicio, para qué sirve y qué efectos produce. Ma gli effetti sono non solo a livello tecnico, ma anche a livello degli organi, degli apparati, del sistema nervoso, dell'apparato cardiocircolatorio, della funzione visiva e quant'altro. E quando mi riferisco a sapere perché, non nada más intendo in eh, la cancia di basket, ma che eh, effetti può produrre nel suo sistema circolatorio, nel suo apparato respiratorio, eccetera, eccetera. Adesso io non so quanto da voi duri un allenamento di minibasket. Da noi il carico di lavoro è così suddiviso. Non so sé quanto dure in sus canchias un allenamento di minibasket, però nosotros separamos la carga di de lavoro della maniera. Allora, sei, sette anni, due volte la settimana, un'ora, un'ora e un, un quarto. 6-7 anni, 2 volte per settimana, 1 ora e un quarto. 8 anni, 2 volte alla settimana, 1 ora, ora e años, semana, un quarto, 1 ora e mezza. 8 anni, 2 volte alla settimana, da 1 ora e un quarto a 1 ora e mezza. 9-10 3 volte alla settimana 9-10 anni, 3 volte per settimana? più la partita, perché a questa età qui c'è c'è la partita, bisogna fare i tornei, sicuramente. Ma il partito, perché a queste età già giocano partiti. E toriano. a 11-12 anni, anche qua, tre volte un'ora e mezza più la partita. E a 11-12 anni, tre volte un'ora e mezza più il partito. Questo è il carico di lavoro. Questa è la carica di lavoro. Tenendo presente che a 6-7 anni le squadre possono essere maschili, femminili o miste, a 8 anni maschili, femminili o miste. A 9, 10, forse a 9 anche miste, ma a 10, 11 12 maschi da una parte e femmine dall'altra. E loro lavorano che a eh, 6, 7 anni sempre è mixta, 8 anni, ancora può essere mixta, 9, 10 già non tanto, e a partire da 10, 11, 12 già si trabaja niños separati dalle niñas. Eh, tenendo presente che il canestro è a 2,60 e il pallone è eh, il numero 5. Sempre con un aro a 260 di altura e un pallone numero 5. A 9-10 anni 4 tempi da 8 minuti. A 9-10 anni. A 11-12 anni 4 tempi da 10 minuti. A 9-10 anni 4 tempi da 8 minuti e eh, a 11 anni sono 4 tempi da 10 minuti. Ma la variante potrebbe è ogni bambino deve giocare due tempi obbligatori a testa e eh, lo che hacen ellos es que en estas edades todos tienen que jugar obligatoriamente dos cuartos por cabeza. Una proposta che si potrebbe fare potrebbe essere quella di cinque tempi così suddivisi, i primi quattro tempi ogni bambino gioca due tempi a testa, il quinto tempo l'istruttore mette il quintetto che vuole. Eh, una variabile che hanno visto che les funziona è es che que hacen quattro quarti con la obligatoriedad di jugar due quarti cada uno, e un quinto quarto in donde cada entrenador pone la quinta che vuole. Quali sono gli obiettivi di questi giochi semplificati? Il primo obiettivo è quello di trasformare progressivamente gli schemi motori di base in abilità complesse. Quali sono gli obiettivi di questo gioco semplificato? Il primo obiettivo è trasformare queste abilità motorie basiche in abilità complesse. Quindi camminare, correre, saltare, lanciare, ricevere, arrampicarsi, che sono schemi motori di base, sono anche abilità semplici, no? Eh, cioè i bambini sanno camminare, correre, saltare, lanciare. Pero eh, nosotros eh, los debemos educar, no todos los niños saben correr bien, saben saltar bien, quindi quien enseña debe ser competente. Entonces, cuando hablamos de estas habilidades motoras básicas, caminar, correr, saltar, trepar, lanzar, atrapar, eh, es evidente que los niños lo saben hacer de manera natural, pero nosotros tenemos que corregir para que caminen bien, salten bien, agarren bien, lancen bien, que es parte Entonces, el nuestro, el nuestro objetivo es quello de transformar estos esquemas motores de base en habilidades complejas que son, como hemos dicho antes, los fundamentales individuales de la palacanesca. Entonces, nuestro deber como eh, profesores es transformar estas habilidades simples en habilidades complejas que se van a transformar en los fundamentos del, del baloncesto. Entonces, quien enseña, oltre que conocer bien los fundamentales, debe conocer bien también lo que son las si sabemos bien qué son los fundamentales, tenemos también que entender que, cuáles son las capacidades motoras. Son sono clasificaciones de las capacidades motoras, yo, pero, he scelto quella que ahora vi spiego. Uh, hay muchas clasificaciones de las capacidades motoras, sin embargo, ahora les voy a explicar las que yo escojo. Allora, io subdivido le motorie in tre yo subdivido las capacidades motoras en tres grandes grupos. Yo las subdivido en tres grandes grupos. La primera es: si llaman. Chiamano... capacità condizionali. Prima sono le condizionali. Forza, resistenza e rapidità. Forza, resistenza e velocità. Esa sono le capacità condizionali. Il, il secondo gruppo è la mobilità articolare. Il terzo gruppo sono le capacità coordinative. E il terzo gruppo sono le capacità coordinative. Allora, torniamo indietro. Eh, sicuramente nel mini basket... Posso cominciare a lavorare sulla forza? Entonces, vamos a fare un saltito para trás, un secondo. Por ejemplo, nel minibasket, podría io empezar a trabajare sulla forza. Ma che tipo di forza? Quindi, al massimo, posso lavorare a carico naturale e con i piccoli attrezzi, non posso caricare eccessivamente il sistema osteoarticolare. Però, qui lo importante è entender che tipo di forza que trabajar. Evidentemente en esas edades es con el peso de su propio cuerpo o pequeños elementos. Evidentemente no le voy a poner un peso en la mano que va a afectar este su condición óseo articular. El máximo de resistencia que puedo tener en el minibásquet es el peso de la pala, el peso del cuerpo, el peso de los pequeños Entonces, la máxima resistencia que puedo tener en el minibásquet es el peso de su cuerpo, el peso del balón, el peso de pequeños elementos. Por cuanto a la resistencia, Eh, sappiamo benissimo che i bambini, se il gioco che proponiamo piace a loro, giocano per delle ore. Se il gioco che gli presentiamo non gli piace, si, si stancano subito. Se parlassimo in cambio di resistenza, sappiamo che ai bambini, se gli piace il gioco che le piantiamo, possono giocare senza parare per ore. Si en cambio no les gusta el juego que les ponemos, <laughs> se cansa. Entonces, importante no presentar siempre las mismas cosas iguales, sino introducir tante variantes, de modo que el bambino vaya a descubrir, giocando, de las cosas nuevas. Entonces, de aquí la importancia de que no siempre sean los mismos ejercicios, sino variar mucho eh, la, la, la calidad de los ejercicios para que ellos cada vez descubran nuevas soluciones. Por cuanto riguarda la eh, mmm, seguramente depende de las fibras claras y e de las fibras oscuras desde punto de vista muscular de cada niño. Si hacemos el discurso de la velocidad, eh, habría que ver qué cantidad de fibras eh, lentas o fibras rápidas tenga cada niño. Quindi non è che tutti abbiano una percentuale altissima di fibre chiare o di fibre scure o viceversa, dipende dal DNA. Quindi eh, se abbiamo troppe eh, fibre scure, eh, sicuramente questo eh, non diventerà mai velocissimo, al massimo diventa meno lento. Si en vez de fibre fibras claras en alta, podemos comenzar a trabajar sobre la di de Y entonces, lo que es evidente es que dependiendo del tipo de fibra que tengan los niños, si tienen más fibras lentas que rápidas, evidentemente nunca va a ser un velocista, pero claro que puede ser menos lento cada vez. Eh, en el caso contrario, sí ya podríamos estar trabajando de velocidades de reacción. El segundo grupo es la movilidad articular. Eh, quindi, eh, io, se ad esempio faccio esercizi di ball handling, faccio lavorare l'articolazione del cingolo scapolomerale, il gomito, il carpo, la coxofemorale, il ginocchio e il piede. Quindi, facendo ball handling, faccio grande, un grande lavoro di mobilità articolare. parlando della eh, seconda delle abilità motoras che menzionò il profe, che è la mobilità articolare, facendo trabajos di ball handling, che è manejo del balon. Yo puedo trabajar todas las articulaciones, desde los hombros, la escápula la cintura, las rodillas, los tobillos, haciendo un buen trabajo de manejo de balón. Ecco, lo que yo no quiero no es que se si haga stretching fino a 12 años. Fino a 12 años se si fa movilidad articolare, lo stretching se si fa dopo, porque no ci sono le condizioni per poterlo fare. Lo que yo no quiero absolutamente es que con niños de 12 años de edad o menos se haga estiramientos, el famoso stretching. Eh, non si fa. Lo che si fa in estas età è es trattare di ampliare su mobilità articolare. De e dopo i 12 anni si può iniziare a parlare. Quindi, per quanto riguarda le capacità condizionali, le devo preparare per dopo. La mobilità articolare posso già lavorare, invece quello su cui devo lavorare in modo importante sono le capacità coordinative. Entonces, las capacidades condicionales las voy preparando, pero en realidad las voy a trabajar mucho más adelante. Las, la movilidad articular la puedo comenzar a trabajar y en donde tengo que poner yo el énfasis en mis entrenamientos de, con niños es en las capacidades coordinativas. Capacidades coordinativas: la primera, la más importante, es la coordinación motoria. Número uno, coordinación motora. Y entonces debo trabajar sobre la. Coordinazione occhio-mano, occhio-piede. Ad esempio, eh, posso cominciare a toccare il pallone con una mano, con l'altra mano, in avanti, indietro, in tutte le direzioni, sempre tenendo presente la dissociazione, arti superiori arti inferiori. Entonces, in en questa coordinazione, voy a empezar a prestare attenzione al tipo di coordinazione occhio-mano, occhio-piede facendolo avanzare, retrocedere, andando in tutte le direzioni e soprattutto prestando attenzione alla disassociazione, cioè che sea, possano fare qualcosa con il treno superiore e qualcosa di con il treno inferiore, o con una mano una cosa e con l'altra mano un'altra cosa. L'altra cosa importante è individuare il processo di lateralizzazione. Non posso lavorare sempre su un emisoma del corpo, ma devo lavorare su tutte, su tutte e due, però ci sarà sicuramente sempre una parte dominante e una parte non dominante. Otra cosa importante es empezar a trabajar sobre su lateralización, entendiendo que cada zona del cuerpo eh, tiene que trabajar de manera distinta y siempre saber que va a haber una dominancia de uno de los dos lados en algún momento. Segunda capacidad coordinativa importante en mini basket es el equilibrio. Equilibrio. Entonces el equilibrio lo debo educar, debo hacer en modo que eh los bambini imparino los diversos tipos de di equilibrio, equilibrio estático, equilibrio dinámico, equilibrio en vuelo. Y entonces el equilibrio que es de lo más importante que tengo que desarrollar, tengo que empezar a introducirlo en los niños, eh, separando lo que es el equilibrio estático del equilibrio dinámico del equilibrio en vuelo. Quindi coordinazione e equilibrio sono le prime due capacità coordinative molto importanti nel mini basket, ma anche nel mini calcio, nel mini volley, nel mini rugby. Entonces, la coordinazione e l'equilibrio sono delle due eh, capacità più importanti che voglio iniziare a lavorare, non solamente nel mini basket, ma nel mini volley, nel mini football, in tutti i sport. La terza è l'orientamento del corpo nello spazio e nel tempo e eh, lo che segue sarebbe l'orientamento del de corpo nello spazio e nel tempo. Tenendo presente quello che abbiamo detto prima, baby basket, campo rotondo, 8 anni metacampo, 9-12 anni, grande campo, 28x15, quindi vedete che siamo partiti da uno spazio piccolo per arrivare a uno spazio sempre più grande. Allora sì, sí, ricordiamo quello che dijo il profe. que empezamos con una media cancha y un aro solo, y fuimos creciendo la cantidad de eh, el, el espacio el tamaño de la cancha, eh, vamos viendo cómo fue el desarrollo. Pero la otra cosa importante es meter en condición el bambino de saber dónde se trova, de frente al canestro, de fianco al canestro, lontano de del canestro, vicino de 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 a las líneas laterales y demás. Entonces, por ejemplo, aquí el niño tendría que ya empezar a entender en qué situación... si encuentra in la cancia, sta cerca o lejos dalla canasta, sta di frente o sta laterale, sta pegato alla linea laterale, eccetera. E quindi, anche qua, sia chi ha la palla, sia chi non ha la palla, perché generalmente nel mini basket si tende sempre, dato che c'è un canestro davanti e uno indietro, ad andare in avanti e indietro, e questo mh, sicuramente no, non va molto bene perché non si occupano mai delle fasce laterali del campo. Y entonces entender que una condición natural por cómo está puesta la cancha a esta edad es que los niños nada más ven que hay un aro adelante y uno atrás, entonces van nada más de adelante hacia atrás, eh, desperdiciando las zonas laterales de la cancha. La cuarta es la diferenciación que yo podría definir, ogni bambino a un ritmo ejecutivo diferente. No todos los bambini... Hanno lo mismo ritmo executivo, c'è chi esegue velocemente, chi esegue menos velocemente, chi esegue lentamente, y e quindi anche qua eh, si pueden presentar juegos de diferenciación de di ritmo. Entonces, aquí es importante entender la diferenciación del ritmo en estos entrenamientos, porque cada niño es distinto, habrá quien es más rápido, quien entiende más lento, quien entiende antes, entonces, es importante entender eh, cómo hay que separar estos ritmos. L'ultima, ma non l'ultima, è la capacità di anticipazione. E la ultima, anche se non è lo meno importante, è la capacità di anticipazione. Che non si può allenare a 6, 7, 8, 9 anni, 10, eh? si allena dopo, perché la capacità di anticipazione è la capacità di prevedere quello che farà l'altro. Evidentemente questa capacità di anticipazione non si può allenare a los 6, 7, 8, 9 anni perché la capacità di anticipazione richiede che il bambino sappia... Antes che nada, che è lo che va a fare il niño? Teniamo presente che queste capacità coordinative sono eh, molto importanti nel periodo dai 6 ai 12 anni. Quindi, entender che queste capacità coordinative sono molto importanti entre i 6 e i 12 anni. Quindi, è anche altresì importante che l'istruttore conosca degli esercizi e dei giochi. Sulle capacità condizionali, sulla mobilità articolare, sulle capacità coordinative. Es importante come soprattutto, capacità coordinative e abilità. Adesso, per, per concludere, vi faccio un elenco di esercizi che si possono eseguire dai 10 ai 12 anni e sono esercizi semplificati. Nos va a dar una lista de ejercicios entre los 10 y los 12 años, que son ejercicios simplificados que se pueden hacer en la cancha. Alors, el primo es uno contra uno con palla a todo campo. Uno contra uno, toda la cancha con balón. Pero si lo hago a 8 años, puedo hacer uno contra uno en metacampo, ¿justo? Pero si esto es a los 8 años, lo que hago es que hago lo mismo, es uno contra uno, pero en la cancha reducida, con los dos aritos más cerca. El otro ejercicio es un uno contra uno. Senza palla, uno contro uno sin balone. Quindi ci sarà un giocatore con la palla e un uno contro uno muoversi per ricevere la palla. Entonces, hay un jugatore con balone e i che juegano il uno contro uno non tieneno il balone, entonces, tieneni che aprender a desplazarse para che il passatore se la abbia. Poi a me piacciono molto i giochi di sovrannumero e sottonumero. Yo ocupo muchísimo ejercicios en donde hay sobrenúmero e infranúmero, es decir, un equipo tiene un jugador más o menos que el rival. Ahora, los juegos de sobrenúmero estos son quelli reales, son quelli veros que se verifican en partida. ¿Por qué me gusta esto? Porque estos ejercicios de sobrenúmero e infranúmero eh, son las situaciones reales que se dan todo el tiempo en los partidos. Entonces, un 2 contra 1. 2 contra 1, por ejemplo. 1 contro 2 o 1 contro 2 2 tre contro 3 2 contro 3 3 contro 2 3 contro 2 Quindi in questi casi qui di sovrannumero sotto numero il bambino deve vedere chi è libero e quindi deve scegliere a chi passare la palla. Quindi in una situazione di 3 contro 2 sicuramente siamo 3 in attacco e 2 in difesa Al límite uno es siempre libero, quindi dovrá hacer una escelta: ¿qué cosa es mejor hacer? ¿Es mejor palleggiare o es mejor pasar? En estos ejercicios, siempre el niño se encuentra con esta eh, situa eh, situación que él, que él debe escoger: en un 2 contra 1, por ejemplo, en un 3 contra 2, siempre va a haber alguien solo, y ese niño tiene que escoger, empezar a tomar la decisión: si es mejor votar o si es mejor pasar. Un otro gioco simplificado es un 2 contra 2. Senza palleggio, dos contra dos, Otra situación en juego simplificado puede ser un dos contra dos sin bote, quitándole la posibilidad o, de votar con conclusión y a canestro, claramente con tiro o sí, dejarlos hacer la colada con un bote, pero no se puede votar la pelota. Ah, aquí abro una paréntesis. Yo no enseño el paso cero. Eh, voy a abrir una paréntesis. Yo no les enseño el paso cero. Non lo insegno perché i bambini lo fanno da soli. Cioè, il bambino, eh, co quando comincia a palleggiare, fa già un'infrazione di passi che io chiamo passo zero, perché eh, non tutti i bambini sono LeBron James. Non insegno il passo zero, perché de manera natural, i niños sempre commettono esa violazione mentre che atrapano il pallone e empiezano su movimento di colada, che è su passo zero natural, perché non tutti i bambini sono LeBron James. Quindi uno contro uno, due contro uno, uno contro due, due contro tre, tre contro due, tre contro tre. Tre contro tre, a, o a metà campo o a tutto campo. Prima senza palleggio, poi col palleggio e passaggio. Entonces, eh, ricordò tutta la secuencia che llevamos hasta llegar al tre contro tre, che può essere en media cancia o en cancia completa, e che deve de cominciare a lo mejor sin bote, e después ya de manera libre con bote. Se non riescono a giocare in questo modo, faccio un passo indietro e gioco 3 contro 1. Se non pueden giugare, este 3 contro 3, entoncesi tengo che ir hacia atrás e che un 3 contro 1. Se invece gioco 3 contro 2, gioco in continuità. Se c'è canestro, giocano 2 contro 3. Devo far capire cosa succede se c'è canestro realizzato o non canestro realizzato. Entonces, el concepto de continuidad. Eh, en el 3 contra 2 puedo poner, por ejemplo, el concepto de continuidad. Juegan 3 contra 2 y después 2 contra 3. Entendiendo cuál es la diferencia, si cayó la canasta o si la pelota sigue viva, para meterles en la cabeza esta idea de continuidad del juego. Teniendo presente que si quieres jugar bien 5 contra 5, debes jugar tantísimo 3 contra 3 con la premisa de que para poder jugar un buen 5 contra 5, tienes que haber entendido cómo funciona el 3 contra 3. A este punto, eh, especialmente en el último periodo, 11-12 años, debo dar ideas de juego simples. Eh, imaginamos que hicimos todo este proceso, ya llegamos a los 11-12 años, entonces ya les puedo empezar a meter en la cabeza ideas de juego simples. Quali sono queste idee che io do adesso? Vi faccio... Dopo no, io non voglio che tutti facciano quello che dico io eh? ognuno deve fare quello che è capace di fare. Io non pretendo che cada chi haga esattamente lo che io dico, cada chi tiene che que fare quello che è capace di fare. Queste sono le mie idee. Ognuno fa quello che è capace di fare. E molte volte invece andiamo a vedere un allenamento anche oppure andiamo su su internet copiamo gli esercizi ma magari chi ha proposto questi esercizi ha dei giocatori differenti dai nostri e quindi eh, non si diventa allenatori copiando da internet si diventa allenatori andando sul campo. Lo che succede molte volte è che vamos a cercare esercizi da internet e risulta che esos esercizi sono per niños che non sono i nostri. Non siamo allenatori copiando esercizi di internet, sino mettendo le mani nella cancia. Allora, queste idee di gioco sono così eh, presentate. La prima idea di gioco che do in attacco è la seguente. La prima idea che io do in attacco è la seguente. Se hai la palla in mano e non hai un difensore davanti, vai a canestro per la via più breve e con la mano forte. Sí, cuando tienes la pelota en tus manos, adelante tuyo, no hay nadie, tienes que ir hacia la canasta por el camino más corto y botando con tu mano fuerte. Segundo, si hay la palla en mano y sí. hay un defensor davanti, o lo bate en palleggio o lo bate con un passaggio Sí, cuando tienes la pelota en las manos, tienes un defensor enfrente tuyo, o le ganas botando el balón o le ganas pasando el balón a un compañero tuyo. Terzo, se hai la palla in mano e hai un tuo compagno libero, più avanti devi passargli la palla, perché lui ha più possibilità di te di fare canestro. Sì, sí, quando tienes la pelota in las manos, hay un compañero tuyo più adelantado que tú, tienes a fuerza que pasarle el balón, porque él va a tener más chance que tú de meterla. Se non hai la palla in mano, quindi siamo sempre in attacco... Debes moverte en el espacio para recibir la pala. Siempre estamos en ataque, pero ahora no tengo el balón en las manos, entonces tengo que moverme, tengo que moverme por el espacio para poder recibir el balón. Es uno de los errores que hago es empujar vía con las manos, y, en vez, debo trabajar mucho con los pies. Y un error que hacen los niños para desmarcarse es empujar con las manos al rival, entonces tengo que trabajar mucho sobre sus pies. Sempre per quanto riguarda l'attacco, se sei vicino al canestro, non palleggiare ma tira subito. Sì, si, sempre in atto, stai cerca de la canasta e tieni il pallone nelle mano, tieni che non votare, sino tirar lo più rápido che pueda. Per quanto riguarda la difesa, l'unica cosa che dico ai bambini è non farti mai battere. la defensa, lo único que le digo a los niños es que no te lleven nunca, no dejes nunca que te ganen. Quindi partirò da una difesa frontale davanti al giocatore, sia che abbia la palla, sia che non ce l'abbia. Entonces yo empiezo con una defensa frontal, lo pongo de frente a su atacante, a mi defensor, ya sea que tenga o no tenga el balón el adversario. Poi se invece difendo su chi ha la palla andrò davanti alla palla e non più davanti al corpo. Si estoy defendiendo al que tiene el balón, me voy a mover rápidamente para posicionarme enfrente del balón y ya no enfrente de su cuerpo. Se ha chiuso il palleggio ed è vicino a al canestro alzerò le mani. Sí, si, eh, cerró el bote, es decir, botó y ya agarró el balón con las dos manos. Me voy a acercar y voy a levantar las manos. Se non riesce a tirare ma vuole passare muoverò le braccia in questa posizione per evitare un facile passaggio. Se tiro come acabo de para de hacer que haga un pase lo más invece sta palleggiando, terrò una mano alta e una mano bassa sulla palla per impedire un palleggio facile. Se invece sta votando, voglio trattare di una mano più arriba e una cerca del per dificultarle su voto. Se invece difendo su chi non ha la palla, avrò due possibilità. O si estoy en cambio, la punta de un triángulo imaginario, y guardo uomo y palla. Si en cambio estoy defendiendo al que no tiene balón, tengo dos posibilidades. La primera es estar en la punta de un triángulo entre la pelota y el defensor que estoy defendiendo. O, si quiero hacer una defensa un poco más agresiva sobre un jugador que no ha la palla, lo marco en guardia chiusa. Si quiero hacer una defensa más agresiva sobre mi defensor que no tiene el balón, lo voy a defender en una defensa cerrada. Ecco, questo, queste sono, sono le, mie, le mie idee, questo è il mio modo di insegnare il mini dai 6 ai 12 anni. Eh, tra l'altro eh, il metodo ultimamente l'ho anche cambiato, quindi eh, non bisogna sempre rimanere fissi su determinate idee, però è sicuramente dal, dalle esperienze vissute in altri... In altri paesi, con, una, con diversi bambini, con diversi istruttori che ti fanno cambiare le idee. Se le idee eh, mi piacciono, le cambio, se eh, non mi piacciono, rimango della mia idea. Il fatto di aver stasera parlato di esercizi semplificati significa che io conosco bene i fondamentali della pallacanestro, ma devo anche sapere bene come insegnarli a seconda delle diverse Età. Questo, e... questo è, è la mia mail, questi sono i blog che ho. Se qualcuno di voi vuole andarci, quello sotto è in spagnolo, che l'ha fatto un mio amico colombiano, e quello in alto è in italiano, però ci sono dei siti in inglese, spagnolo e francese, con dei video anche. Perfecto, estos son mis correos por si quieren visitar mi página, hay unas que están en español, me pueden escribir aquí y yo contestar. Eh, cerró el profe con un comentario diciendo que estas son sus ideas, que las ha cambiado también a lo largo del tiempo, que cuando él va a dar una charla y ve trabajar a colegas, si hay una idea que le gusta, la incorpora, si no le gusta lo que ve, él sigue firme en, en, en su metodología. Así es como él enseña el básquet en estas franjas de edades. Eh, y al final, bueno, nos recuerda que estas son sus direcciones para ponernos en contacto con él o para poder visitar sus redes sociales. Muy bien, muchas gracias, profe. Este, bueno, a la gente que, que nos está siguiendo por Facebook, eh, si dejaron alguna pregunta, sería bueno que la repitieran. Tuvimos algunos problemas nosotros aquí para ver los comentarios. Así que si hay preguntas, las pueden volver a poner, por favor. Eh, pues mientras aquí eh, cederemos la palabra a la profesora Patti o Facus si tienen alguna pregunta, yo igual daré alguna. Y profe Mondoni aquí lo, lo saluda. Este, no sé si quiera quitar la, la pantalla, el dejar de compartir pantalla del profe. Ah, voy a eh, eh, meter y condividere porque te vuole a vedere una cosa, Iván. Correcto. Bueno, aquí lo quieren saludar. soy Felipe! ¡Qué eh, hey. grande! <laughs> Hola, profe. Grande. Un metro y tanto, Gili. Yo capivo número 5. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo has estado? Estoy bien, muy bien. ¿Sí? Un gusto. Ahí viene? ¿Todo bien? ¿El papá? ¿La mamá? ¿Todo, todo, sí. ¿todo bien? Aquí está mi papá. Hola, profe. Hola, grande. Sí. Un gusto verlo, profe, de nuevo, ¿eh? ¿Ya cuántos años? Eh, ma vengo, eh, vengo. Se iba me mi llama y yo vengo. Vengo anche con una barca a motores. Que si lo invita a Iván, viene, aunque sea en una lancha de motor de pescador. <laughs> sí, eh. Sí, ¿Ya ponte. cuántos años de que se le rompió su mano? <laughs> ¿Cuántos años que te has pagado la mano? Dice, ¿cuántos años son pasado? No, vaya, bueno, mica tantos. va a la su arma. non tanto, non tanto. 5 anni, sei anni, eh? eh, otto 8. Da Che okay. anni. Anni. anni, 8 anni. 8 anni. Dalla prima volta però. Sì. Eh. Eh, adesso non lo sai, è diventato una bestia, Un 80, 100 kg, elastico. Eh, elastico? Eh. Sì, sì. Sì, <ride> sì, sì, sì. Va bene. Bravo. Bueno, pues questo... Aquí la gente, pues han dejado algunos mensajes, no sé por sí, ahí. Yo, no, yo, tengo una, yo tengo una pregunta antes de que empiece la gente para el profe. No, sí, no, no, digo saludos y eso, no han dejado preguntas, pero por favor repórtense, nomás para, para ver si realmente estamos recibiendo la señal, porque parecía que había algunas complicaciones, pero bueno. Adelante Facu. Una domanda Prof. cuando leí la división es, per età, ¿cuesto sí. bimbo dio 8 años y quería da solo? Por ejemplo, ¿se si iba a ver si un campeón ya le categoría i pulcini in tre, no? I più piccoli e me fino a 11-12 sì. è importante che io lo lasci da solo oppure se lo devo mettere dove conviene che lo metto tra i 6-7, tra i 9-10 oppure no, a 8 anni bisogna che lavora da solo le pongo delle no, no, 4 no, categorie no, no, no. No, che siamo no, sconestiti no. di 8 che chiede. cioè, tieni presente fa che, che l'età cronologica spesso e volentieri non è uguale sì. all'età biologica, quindi bisognerebbe vedere che tipo di esperienza ha maturato se ad esempio viene dal calcio, faccio un esempio, e ha fatto un buon lavoro sulle capacità motorie, lo posso sicuramente mettere con quelle di 9-10, mai indietro, perché non va bene metterlo indietro, sempre più avanti, magari avrà dei ritmi diversi di apprendimento, e quindi io devo rispettare i ritmi diversi di apprendimento. Che, se è un niño di 8 anni che già viene, per esempio, che venga dal football, che è lo classico, che già sta un pochino sviluppato, pues lo subo alla categoria di 9-10 e nunca lo bajo. con los más chiquitos, en el caso de que esté en condiciones de aguantar ese entrenamiento. Gracias. Profe. Profesora Patti, ¿tiene alguna pregunta? Pues eh, pregunta, ¿no? Sino que realmente eh, yo creo que lo, lo han visto, ¿no? Aquí en, en México y siempre es la, la cuestión que... Um, eh, los que realmente trabajan esta parte, esta parte motora y no se dejan llevar como por, por toda esta presión externa de ganar, ganar, ganar a estas edades que se da muchísimo acá en México, que apenas si pueden caminar los niños o apenas están aprendiendo a correr bien y ya quieren que tengan mil trofeos eh, guardados y sobre todo que la presión ya viene de los papás, ¿no? Entonces... Ahora sí que es, es un triunfo y es muy reconocido eh, los entrenadores que aquí en México trabajan la parte motora eh, realmente como se debe trabajar, eh, como lo platica el, el profe eh, a estas edades, ¿no? ¿Hay capito Mauricio? Sí, yo capito. Eh, es que entender, si entiendo, entiendo. El problema a nivel de mini basket es vincere. Bisogna vincere. Allora, eh, Perché se non vinci non sei un bravo istruttore, no? Quindi allora tutti anticipano, insegnano i blocchi, insegnano la difesa zona per vincere, perché devono vincere la coppa, devono vincere il torneo. Poi dopo a 13 anni smettono e quindi c'è anche un abbandono. Eh, però per rispondere a quello che ha detto Patti, eh, il discorso sulle capacità motorie. Eh, paralelo al discurso sobre capacidades técnicas. Si trabajas bien sobre capacidades motorias, mejoras también las capacidades técnicas. Lo comenta el profe es que sí, siempre en el mini está la cosa de ganar, 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 que uno es buen entrenador si gana, si no, no. Esa es la idea que tiene la gente en la cabeza. Pero lo que dice el profe que es importante es que si tú eres capaz de desarrollar esas habilidades motoras, también se están desarrollando las habilidades técnicas, que eso no, 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 no es contrapuesto. Muy bien. Bueno, pues igual, por, por ahora no veo preguntas, no sé si por ahí alguien puede entrar a Facebook, nos puede, me puede mandar por WhatsApp también, si gustan. Yo no veo realmente casi nada, pero he tenido problemas toda la, toda la tarde. Bueno, yo, yo más que pregunta, profe, porque todo está muy claro y pues la verdad que, lo, sí, adelante, Facu Un última, profe. o un bambino eh, de 10 años que. È molto alto e forte per, rispetto agli altri. Viene dal il padre, è enorme, la madre pure è grossa. Insomma, prospetta a crescere. È bravissimo, ha molte abilità già sviluppate. Viene dal taekwondo e non ha mano destra o mano sinistra, occupa indistintamente le due. Che cosa faccio? Lo lascio tira eh, con questa, con questa, fa eh, un'entrata in canestro con questa, con questa. A volte è storto perché non riesce a trovarla. Che cosa faccio? Procuro trovarla presto o lo lascio che ambidestro finché? Quanti anni? ha? Più, dieci. Quanto? Allora, sicuramente puoi andare a vedere una batteria di test per vedere la dominanza della mano, ma la dominanza non è solo sulla mano, perché la dominanza è sulla mano, sul piede, sull'occhio e sull'orecchio. Ci sono tanti test che vanno a vedere la dominanza, tu devi andare a vedere qual è la parte dominante, perché sennò. Eh, Avrà sempre una dominanza incerta e quindi farà fatica e invece bisogna sicuramente definire uno potrebbe essere destro di mano e sinistro di piede, destro d'occhio e sinistro d'orecchio, eccetera. Allora ci sono dei test, noi avevamo fatto una batteria di test quando lavoravo in federazione per andare a vedere la dominanza della mano e la dominanza del piede. Addirittura puoi andare su internet, andare a vedere i, i test sulla lateralità e questi ti possono essere di aiuto perché ci sono dei test che definiscono la dominanza dell'occhio, dell'orecchio, della mano e del piede. Però lavora sulla definizione della dominanza, tenendo presente che è un vantaggio che sappia utilizzare tutte e due le mani, perché si può sicuramente adattare su una situazione di tiro da una parte e dall'altra. E questo è un grande vantaggio. Se la dominanza invece è già stata strutturata troppo precocemente, saprà utilizzare una mano sola. E questo non va sicuramente bene nel palleggio, nel passaggio e nel tiro. Perfetto, le commenté che tengo un niño di 10 anni che viene dal Taekwondo che sta molto sviluppato, sta molto più alto che gli altri, molto più forte. pero no tiene una mano clara, tira con las dos manos, cuela con las dos manos. Entonces, ¿qué me recomendaba hacer? Y me recomienda el profe una batería de test que hay en Internet, que hay que estar buscando test de dominancia para saber tanto qué ojo, qué oreja, qué mano, qué pie, dónde está su dominancia, tratar de mantener eh, el ambidestrismo lo más que se pueda, pero también que identifique cuál es su mano fuerte para después, si Me recuerdo bien, habían hecho una lección sui test en sí. México. Eh sì, qualche anno fa e abbiamo fatto anche eh, i test dal punto di vista tecnico quindi entrate a destra entrate a sinistra con tiro di destra con tiro di sinistra con passaggio di destra con passaggio di sinistra e queste sono le cose importanti tra l'altro i test si possono proporre solo dopo i 9-10 anni prima non sono molto attendibili perché c'è una grande trasformazione le fasi di allungamento e le fasi di allargamento. Ad esempio, Felipe è diventato grande e quindi non, eh, no, non si ricorda più quando ballavamo insieme a Wassaka durante il camp. Eh? Sí, bueno, Effettivamente è es importante questo, però è anche sapere che i test sono después de los 9-10 anni, quando il processo di crecimiento permette già di avere una dominanza laterale e non antes. Y bueno, hice el comentario que, por ejemplo, Felipe bailaba en Oaxaca, casi como un ambidiestro con el profe Namásquise. Seguramente ya no se acuerda, que daba las vueltas para acá y para allá. Felipe se tomaba el café con la mano derecha o con la izquierda. <risa> sí, <risa> se robaba el café del profe con la, con la mano destra o con la mano sinistra. Indistinto. ¿no? <laughs> bueno, aquí dejando un mensaje. Siempre un gusto escuchar al profe Mondoni. Gracias por la plática. Y estamos en espera de su problema de participación en proyectos futuros. Claro, el profe Mondoni estará en México. Ah, bueno, antes, porque ahora cuando pregunto Facu, me, me vino a una pregunta que se me quedó desde la vez pasada, profe. Cuando él habla de esto de que hay que trabajar más la mano dominante que la no dominante, nos ha dicho, ¿no? Que un 70-30 es lo que nos ha recomendado, si no recuerdo mal. Pero, eh, eh, pero ¿esto es solamente durante el periodo de mini básquet o hasta qué etapa? Se potrebbe prolungare questo percentuale, o se va mediando conforme avanza. Allora, io ho capito, Fac. Allora, se io sono destro di mano, non devo lavorare al 100% sulla mano destra. Se io sono destro, non devo che lavorare 100% con la mano destra. O meglio, se io lavoro al 100% sulla mano destra, che è quella dominante, perché ho già, ho già definito che è la mia mano dominante, ci sarà un transfer positivo sull'altra mano. Se io lavoro 100% sopra la mano dominante, pongamos che è la mano derecha, va a avere un transfer positivo a mia mano mala. Se però non richiamo l'altra la, parte, questo transfer si cancella. Pero si yo este transfer que hago a nivel de neurona sobre la mano mala no le hago hacer ejercicios, esta transferencia de cosas positivas se borra, se desaparece. Pero si yo soy destro de mano y quiero trabajar sobre la izquierda, que es no dominante, no debo trabajar al 100% sobre la mano no dominante. Y si yo, en, eh, en este segundo ejemplo, por ejemplo, tengo mi mano dominante es la derecha. però lavoro al 100% con la mano, tampoco serve. Non va bene perché crea un transfer negativo sulla mano dominante. Perché genera un transfer negativo hacia mia mano dominante. Quindi, praticamente, se io ho la mano destra dominante, lavoro al 65-70-75% sulla mano forte e poi lavorerò sul 30-25-30-35% sull'altra mano per dare un po' di equilibrio al movimento. Si el polso no un las porcentuales cambian un poco más. Entonces, lo que recomienda el profe es trabajar un 70, 65, 75% con tu mano fuerte y un 30, 25, 35% con tu mano débil, que ese sería un equilibrio para que las transferencias sean positivas en ambas las, eh, direcciones. Sí, ok. La pregunta en sí era... Eh, ah, si este... pero no. iván bolsa Bolsa-Pérez, si esto lo mantiene y solo en el mini Questa proporzione tra mano forte e mano debole? Oppure anche in categorie superiori fai sempre 70-30? No, allora, eh, ma il processo di lateralizzazione non va avanti fino a 150 anni. Eh. Cioè eh, il processo di lateralizzazione a un certo punto finisce. A, a 13-14 anni eh, dovrebbe essere quasi completato. Eh, è una questione, eh, si chiama mielinizzazione. Mielinizzazione, cioè i nervi, eh, i recettori sono mielinizzati fino a questa età qua, più avanti il processo di mielinizzazione non c'è più, quindi la conduzione dall'impulso non c'è più. Eh, se tu a 14 anni ormai sei destro, sei destro. Ehm, se sei sinistro, sei sinistro. Se sei ambidestro, eh, qualche confusione motoria ci potrebbe essere ancora. Più avanti eh, eh, non va bene. Quindi eh, la dominanza termina quando finisce il processo di mionizzazione. Non è che vada avanti eh, per una vita. Ok, lo que dice el profe es que eh, el proceso de lateralización no es eterno, se termina básicamente a los 14 años por un proceso de mielinización que tiene que ver con cómo se lubrican los nervios, eh, ya está cerrado, a partir de los 14, 15 años ya su lateralización está acabada, entonces este... Eh, Pero te hago un ejemplo. Ejemplo. Pitis Pizzis, che è stato un giocatore un italiano bestia anzi sì. 2 metri poi no. ha giocato nella Benetton era un grande tiratore di destro ha eh. avuto un grave infortunio sulla mano destra e è riuscito a tirare con una percentuale quasi uguale con la mano sinistra però questo è stato un lavoro bestiale perché io parlavo con lui. Eh, ci siamo visti a dei, a dei campi in giro per l'Italia. E una domanda che gli avevo fatto è: come hai fatto a cambiare la mano con un'altra eh, percentuale di realizzazione, portandola dall'altra parte? E lì mi ha spiegato che ha fatto degli allenamenti bestiali per cercare di recuperare quello, però aveva, aveva già una buona. Eh, lateralizzazione perché altrimenti non avrebbe potuto sicuramente cambiare la situazione però eh, il fatto di aver dopo tirato anche in nazionale con l'altra mano che non era dominante questo era frutto di un lavoro bestiale col preparatore atletico. Quenta l'esempio di un giocatore pitis che è una bestia professionale giocatore di selezione prospecto per stare in linea che era un tiratore eccezionale con la mano derecha, tuvo un accidente molto forte e y cambió y empezó a entrenar con la mano zurda y logró tener eh, un tiro con la misma efectividad de la mano zurda alguna vez se encontró en un campo eh, por ahí le preguntó cómo hiciste y bueno que fueron unos entrenamientos salvajes con un preparador físico de primer nivel y logró eh, cambiar su lateralización, pero bueno son ejemplos una persona muy inteligente eh. tipo muy muy bravo muy disponible Adesso fa il mental coach, cioè, ahora eh, trabaja mental coaching ahora trabaja mental coaching muy bien. bien. Muy bien, sí, era importante porque por ahí también se había quedado un poco ahí la, la duda en el aire. Bueno, yo quiero hacer un anuncio. Solo dejan saludos aquí y agradecimientos. Bueno, eh, vamos a tener un, el próximo año un diplomado eh, de iniciación al básquetbol que va a ser avalado por la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, la guapo le conocemos aquí por las siglas. Este. Va a, ser la, va a ser parte de la estructura de algo que vamos a llamar la Escuela de Entrenadores Oaxaqueños de Baloncesto, con lo cual no quiere decir que no sea bienvenida, bienvenidos entrenadores de cualquier lugar, no hay ningún problema, pero bueno, es el nombre que le vamos a poner por ahora. Eh, van a ser, es una estructura de tres de tres niveles: nivel 1, iniciación, nivel 2, formación, nivel 3, eh, básquet senior, como dicen, ¿no? En el caso de Italia. Eh, el próximo año lanzamos la el, el, iniciación. Y el anuncio que, que quiero aprovechar para hacer hoy es que el profesor Mauricio Mondoni va a ser parte del grupo de profesores que, que van a estar impartiendo este diplomado. Es un diplomado que va a durar 120 horas. Son, va a ser, o sea, lo que pretendemos con, este, con esta organización, de esta estructura, es que los entrenadores que cursen los tres niveles realmente tengan una, una base muy... Muy, una base muy amplia pero aparte muy muy bien definida de cómo se dio un proceso de, de desarrollo de básquetbol desde la iniciación hasta hasta la edad adulta no entonces este cada nivel cada nivel será 120 horas será una parte teórica una parte práctica calculamos más o menos un 50 50 eh, en, cu en cuanto a porcentaje ya estaremos dando an anuncios conforme avancemos ahora estamos en la fase de reclutamiento de de profesores, pero bueno, para nosotros la verdad que es un, un gusto y, y un honor que el profe Mondoni va a ser parte de este, de este diplomado de, de nivel 1, lo que será la primera generación. Digo, iremos dando esta información más adelante para quien curse este diplomado y para, o sea, para quien se integra a esta escuela de entrenadores. Ahora bolsa de trabajo también. O sea, la verdad que el proyecto es bastante interesante y va, va a tener muchos beneficios para quienes se quieran sumar, ¿no? Pero pues de entrada, ¿qué más beneficio que poder aprender del de más grande maestro del mini básquet que, que tenemos, ¿no? Que es el profesor Mauricio Mondoni. Habrá otros profesores, ya los estaremos anunciando, todos de muy, muy buen nivel. Obviamente el profe Facundo también va a estar ahí, este, para que no se me enoje de hoy, porque a mí no me menciona. <laughs> Pero bueno, es un, es un poquito lo que quería anunciar. Y pues agradecerle al profe Mauricio, como siempre, desde hace ocho años que tuvimos el privilegio de conocerlo. Siempre dispuesto a colaborar, siempre dispuesto a ayudar. Cuando ha podido venir, ha venido. Ahora en línea es la tercera charla, Facu, es la tercera, tercera, ¿no? Es la tercera que hemos hecho en este periodo de dos años casi que llevamos con la pandemia y nos dará muchísimo gusto recibirlo por aquí el próximo año nuevamente. esperamos que todo vaya bien y que podamos concluir el diplomado como lo pretendemos y, que, y tener al profe Mauricio. Muchas gracias, profe. De verdad, muchísimas gracias por... Gracias, profe. tieni presente che venerdì abbiamo un clinic con Venezuela, con Ribe, sì. e quindi eh, noi ci vediamo venerdì. sì. Eh, Dì a Ivan che eh, in questi giorni qua eh, magari manderò il programma que yo tengo de palacanestro en universidad y se va a apoyar con, con su programa en estos días se manda todo su programa para estar apoyando con el diplomado y recuerda que el viernes tiene una charla y en y solo... magari prima prima di natale yo lo mando no maurizio oh. que yo capire bene por ejemplo yo, yo me encuentro felipe yo soy manchino yo soy zurdo. y felipe hace mal un ejercicio hace mal una cosa Ay, yo digo diez sette schiaffi con la sinistra e tre schiaffi, schiaffi con la destra. tengo schiaffi con la con la izquierda Sei schiaffi schiaffi Felipe incende, nada, nada. Non so intende nada Come non tiene, hai che Va bene. Grazie. Ah, Felipe. Allora, Ivan, tanti auguri di buon Natale. Feliz e buon anno. Anna, buona Navità, Felipe, Fatti, Vività, Buon anno. Buon anno, Ves, 나, Natale. Buon Natale. Buon Esperamos vernos el año próximo. Felipe, Bravamente. grande Felipe. Fac, ci vediamo. Abrazo, bro. Chao, gracias. Gracias. Saludos, maestra. Adiós, papá. Adiós, papá. Adiós, papá. Bueno, nosotros nos despedimos más tarde, a las 8 de la noche. Hacemos la última transmisión. Va a ser una charla de despedida. Vamos a hacer un recuento de lo que pasó este año, lo que viene, este, y a ver qué más. ¿Qué más pasa? Y bueno, pues para quienes se preguntan quién es Felipe, Felipe es era un niño de Oaxaca cuando el profe vino por primera vez, ahora ya es un señorito y se robaba su café del profe y todo lo que el profe se quería comer se lo comía Felipe primero. Saludos, adiós. Saludos, hasta luego. Gracias Iván.